cominciavano una stagione che dovrebbe essere una stagione, è una stagione assolutamente importante, una stagione che parte dopo quella drammatica dell'anno scorso. Stiamo tutti in attesa domani dell'ultima sentenza. Le impressioni del momento sul, più che altro sull'atmosfera che si respira in questo momento. Ma perché è la domanda? No, beh, lo stesso, faccio il mister, visto che lui era qui 40 giorni fa. Sì. Intanto buongiorno a tutti. Sono molto soddisfatto di essere qui oggi, sono contento di essere ritornato qui perché inizia una nuova stagione, volevo non dimenticare ma spezzare il cordone che ci lega alla stagione scorsa, per cui questa è una nuova stagione e io con il mio staff e quello che cercherò di trasmettere ai giocatori è un nuovo entusiasmo, una nuova voglia, sperando appunto di poter tornare in Serie B, in questa categoria, ricominciare con entusiasmo, con voglia, quello che insomma secondo me si è intravisto nell'ultimo periodo, perché abbiamo fatto una grande rimonta e siamo arrivati a poco dal nostro obiettivo, a poco, perché è vero che siamo retrocessi, ma bisogna essere anche onesti e esaminare il modo in cui siamo retrocessi. Io credo che abbiamo fatto tanto, abbiamo dato tanto per poter raggiungere il nostro obiettivo, non ci siamo riusciti e quest'anno vogliamo ripartire ancora con più voglia e con più spirito. Ti chiedo, tu hai detto vogliamo spezzare il cordone che ci tiene legati alla scorsa stagione e questo è auspicabile, se no non si guarda mai avanti. Però ti chiedo come pensi di poterlo fare in quella che è peraltro la tua prima esperienza dall'inizio di una stagione e in un contesto che è comunque di totale continuità, perché tu sei lo stesso, i giocatori almeno per adesso sono gli stessi e in sottofondo c'è un ambiente ancora più depresso se possibile, ed è un po' difficile forse cancellare quella che è stata la scorsa stagione anche oltre l'epilogo che è stato poi drammatico tra virgolette anche per quello che ne è conseguito. Aggiungo un'altra cosa, ti chiedo se hai mai avuto dubbi nel accettare di ripartire da qua e dentro, comunque cosa ti ha lasciato la retrocessione? Ma in parte la prima domanda ho risposto prima, perché come fare è con l'entusiasmo. Io se sono tornato qui è perché ho entusiasmo e ho voglia di ricominciare, ho voglia di fare, ho voglia di allenare e questo voglio che ce l'abbiano anche i giocatori e lo devono fare, perché me l'hanno dimostrato l'anno scorso in un momento molto più difficile e siamo riusciti a invertire un po' la rotta, a fare molto meglio, per cui non vedo perché non bisogna farlo dall'inizio del campionato. Chi ha la volontà di fare questo, di seguire, bene, e gli altri si perderanno per strada, perché penso che nel calcio di oggi e soprattutto in queste categorie, in queste realtà, se uno non ha l'entusiasmo, non ha la voglia, non sta bene, non può giocare a calcio, non può fare questo mestiere. Cioè, stiamo parlando di un mestiere che chiamarlo lavoro è quasi una bestemmia, perché ci sarebbero tante persone che pagherebbero per essere qui oggi, e noi abbiamo la fortuna di esserci, per cui non vedo perché uno deve essere triste o essere arrabbiato. Certo, quello che è successo l'anno scorso ce l'abbiamo davanti, l'anno scorso, pochi mesi fa, ce l'abbiamo davanti agli occhi tutti, ma se vi posso dire una cosa, io finita quella partita lì ho detto ragazzi che nel calcio esistono anche le sconfitte, e forse tante volte le sconfitte sono quelle che ti fanno crescere più di tutti, perché finché vinci ti perdi delle cose, mentre quando esci sconfitto la testa torna indietro. Io quella partita lì me la sono vista parecchie volte dopo. È un insegnamento per tutti, in primis per me, e credo che i giocatori,
quanto hanno dato, per quanto ci tenevano, sia stato un grande insegnamento, non solamente dal punto di vista calcistico, ma anche umano. Per cui credo questo. Non so se sono stato... se hai qualche altro dubbio, non so. No. Gianluca? Gianluca Marro, mi presento, sono Ali di Brescia, che il direttore di Lorenzo, ci conosciamo. proseguo con te, Daniele. Il clima che si respira in questo momento è... Non ci siamo lasciati l'1 giugno con una parte della tifoseria che entra in campo e sospende una partita. Il clima che si respira adesso è quasi di indifferenza e tutto sommato può anche starci, cioè forse è talmente tanta la rabbia dentro del cuore di un tifoso che in questo momento aspettarsi qualcosa di diverso sarebbe difficile. È un problema, è forse meglio per voi partire così senza nulla intorno, perché in questo momento così è. No, non è un problema, perché noi sappiamo che per conquistare i nostri tifosi sono i risultati, serve far vedere quello che in parte avevamo fatto, perché non so se vi ricordate, ma dal mio arrivo questo era un problema, e io ho sempre detto che volevo far tornare la nostra gente allo stadio, ma dipendeva solamente da noi, e penso che il 1° giugno si è visto, lo stadio era pieno, e perché li abbiamo portati noi fino a quel punto lì. Adesso, se stiamo parlando di riammissione in Serie B, è perché noi siamo arrivati qui ultimi l'anno scorso. Questo conta. È vero, siamo retrocessi, le responsabilità sono nostre, abbiamo sbagliato, io in primis ho sbagliato, però credo che qualcosa di buono sia stato anche fatto, perché adesso stiamo lottando, e se arrivavamo ultimi o penultimi si parlava sicuramente di Serie C. Per cui credo questo, e l'ultima cosa che volevo dirti è che noi dobbiamo pensare a lavorare, basta. Siamo qui, nel nostro centro staremo qui a fare il ritiro, e la testa deve essere solamente sul lavoro, sul preparare la stagione. E in queste prime settimane saranno settimane molto, molto dure a livello fisico, per cui i giocatori dovranno tenere duro, ma la cosa fondamentale è il lavoro, e col lavoro si ottengono i risultati. Io non conosco altra strada, non ho esperienza come allenatore, ma ne ho tanta come dentro al mondo del calcio, e so, perché ho raggiunto dei risultati, che quando li ho raggiunti è perché mi sono sempre dato da fare, ho lavorato tanto, ho lavorato bene. Quello che devo cercare di fare con il mio staff, meglio possibile. Però la base è il lavoro, è il sacrificio. Se vogliamo parlare di sacrificio, per me non è giocare a calcio, non è un sacrificio. Però far fatica, e poi sono convinto che alla lunga arrivano anche i risultati. E se arrivano i risultati, portiamo entusiasmo, portiamo gente, io spero di fare tutto questo. Ci proverò con tutte le mie forze, non lo so se ci riuscirò, ma ci proverò, perché amo fare questo lavoro, ho una grande passione, e ci proverò. Non ho la certezza di riuscirci, perché il futuro nessuno lo può prevedere, però sono convinto che darò il massimo, come ho sempre fatto finora, dappertutto. Fabio, ciao mister, bentornato. Ciao. Prima parlavi di che hai visto la partita, hai visto quelli che sono stati gli aspetti negativi, ecco, in particolare cosa non faresti eventualmente nell'ultimo periodo, e poi ti chiedo questo stallo che c'è nella situazione, vero che manca solo un giorno, però si può protrarre nel tempo, ai giocatori come si può lavorare con i giocatori in questa situazione un po' così borderline tra sospetta serie di 16? Ma con i giocatori è facile, bisogna lavorare. I giocatori penso che in questo momento non devono pensare alla categoria, perché c'è già una società che sta lavorando per questo e sta facendo dei salti mortali per questo. E per cui i giocatori da oggi ritornano qui per lavorare, per prepararsi fisicamente e per essere pronti a un inizio di campionato. Poi vedremo quale campionato. Per cui non è che cambia tanto il lavoro in base alla categoria. Devono lavorare e basta.
La prima domanda, non ho rivista la partita perché mi sembrava impossibile, e tuttora credo che il mio grande rammarico è quello, perché secondo me abbiamo fatto il massimo, abbiamo fatto di tutto, e lo posso dire tranquillamente perché l'avrei detto finita la partita, purtroppo non c'è stato modo di parlarci, e che noi la meritavamo noi per quello che abbiamo fatto sia a Cosenza che in casa con Cosenza, però il calcio è questo, bisogna accettare le sconfitte e prendersi le responsabilità. Io sono qua per questo senza nessun problema, ma me la sono rivista per quel motivo lì, e riguardandomela mi ha fatto ancora più male, perché la meritavamo. Un'idea da capo allenatore più compiuta, e anche alla luce di quello che avrai maturato nelle ultime settimane, di quello che magari vuoi di diverso, di qualcosa eventualmente che non ti è piaciuto e che non vorrai più rivedere, richieste particolari anche che hai fatto la società, e ti chiedo anche se ti è stato dato un obiettivo, se sa se è lì. L'obiettivo è la salvezza, sappiamo tutti, penso che anche il presidente l'abbia detto, no? Pubblicamente, per cui si parte da quello lì, e poi un obiettivo mio che mi sono prefissato è quello di cercare di aiutare questi ragazzi, i giocatori, a migliorarsi, a crescere, perché credo che per diventare squadra, per raggiungere determinati risultati, bisogna crescere anche in maniera individuale, per cui io con il mio staff, quando parlo di io, parlo di noi come gruppo, mettersi a disposizione al 100% dei giocatori, capire anche ogni giocatore in maniera individuale cosa ha bisogno per crescere. Questo, forse l'anno scorso, forse nell'ultima parte del campionato, questo l'abbiamo fatto poco perché avevamo delle altre esigenze, e adesso partendo dall'inizio magari lo puoi curare meglio, e abbiamo più tempo per farlo. Però, ripeto, queste sono le idee che ho in testa, e sicuramente qualcosa può cambiare, perché prendere in mano una squadra a 12 partite dalla fine, in una determinata situazione, non è come partire dall'inizio, per cui possono cambiare delle cose, ma dipende sempre in base ai giocatori che si hanno, ai giocatori che andranno via, quelli che arriveranno, non lo so, così. Però per cui deve siamo anche pronti. Cambiare qualcosa, cioè può cambiare qualcosa, ma dal tuo punto di vista deve anche cambiare qualcosa. Deve in che senso? Se deve cambiare qualcosa, cioè rispetto appunto all'esperienza che hai maturato, e guardando in prospettiva sulle mancanze che magari hai riscontrato, che possono essere sia tecniche che di personalità o altro. Ma per forza, è una cosa... È una crescita anche mia, e magari farò degli errori, degli altri errori magari che non ho fatto prima. È una crescita da parte di tutti. Il calcio va avanti e bisogna sempre cercare di migliorarsi, non solamente i giocatori ma anche noi dello staff. È una cosa, penso, scontata e logica. Quello che ti chiedo sono 27, se non sbaglio. 26. Ci sono alcuni punti fermi dai quali tu riparti e sai che questi saranno i tuoi punti fermi, le tue colonne della stagione al di là del mercato? Sì, sono quei giocatori che oggi pomeriggio in campo mi dimostrano che hanno voglia di darsi da fare, di lottare e di dare tutto dentro il campo. Quelli per me sono i punti fermi, ve l'ho dimostrato l'anno scorso. E questa è la mentalità mia, ne ho parlato anche col direttore, che non tornerò indietro, perché, ripeto, noi ci mettiamo a disposizione dei giocatori, ma i giocatori devono farselo vedere dentro lì, non con le chiacchiere, non con altre scene, altre cose che pensate voi,
ma quei fatti dentro il campo. E l'anno scorso ci sono stati dei giocatori che quando sono arrivato avevo un'idea, avevo anche a livello tecnico-tattico su di loro, e poi l'ho cambiata. L'ho cambiata perché me l'hanno fatta vedere loro dentro il campo. E credo che un allenatore cerchi questo nella propria squadra, soprattutto quando hai anche ragazzi giovani che hanno bisogno di migliorarsi, per cui avere un'idea passata è sbagliato. Io voglio dargli la possibilità di farmi ricredere o di far vedere che loro possono giocare in Serie B, hanno voglia di giocare in Serie B, hanno la fame per conquistarsi il posto. Questo chiedo io, ho sempre chiesto io ai ragazzi, e lo chiederò anche quest'anno, perché credo che sia il succo, che sia la cosa giusta da fare in una squadra di calcio. Una squadra di calcio deve esserci competizione, deve esserci voglia durante la settimana di far vedere al mister che io sono pronto per giocare. Io voglio quello lì dai miei giocatori. Fabrizio? Sì, volevo chiedere al direttore: c'è una cosa che più di altre ti ha convinto a tornare a Brescia in una situazione, già quando sei arrivato a Brescia, una situazione delicata 7-8 anni fa, adesso forse era ancora più delicata proprio anche sotto l'aspetto ambientale. C'è una cosa che più di altre ti ha convinto a tornare, anche perché quando ti mando è un momento ancora molto più incerto di quello del momento in cui aspettiamo tra 24 ore invece una riammissione. Brescia. Per me Brescia è il massimo che io potevo ottenere in questo momento. Quando sono stato chiamato, la prima cosa che ho detto sì. E dopo si è parlato delle nostre cose. Ma per me Brescia è Brescia. Ho fatto 2 anni e mezzo qua, sono stato bene, forse il posto che io sento più di tutti, dopo tanti anni che ho lavorato in tutti i posti che ho lavorato, e quindi sono contento, orgoglioso e motivato, soprattutto motivato a poter fare, a poter aiutare l'allenatore, i giocatori, la società. Quindi questo per me è un motivo d'orgoglio, essere tornato, e metterò tutto me stesso per poter fare un buon lavoro. Non hai avuto, tra virgolette, so che è una parola che non ti piace, paura neanche di tornare con Cellino, col quale avevi già avuto a che fare, seppur brevemente, com'è il vostro rapporto, allora, e com'è che è sempre stato anche negli ultimi anni? Allora, Cellino quando è arrivato mi ha tenuto, ma quando ci sono cambi di società è anche giusto che un presidente porti le persone sue, e lo ha fatto. Io sono andato via, ma sono andato via sereno, tranquillo. Negli anni ho tenuto un rapporto giusto, qualche volta ci siamo sentiti. Una volta addirittura sono andato a vedere un calciatore per lui all'estero. C'è sempre stato un rapporto franco, sincero, e quindi non c'è nessun problema. Problemi zero, c'è un buon rapporto, si discute, si lavora, qualche volta si vede in maniera diversa, ma questo è giusto ed è normale che sia così. Bentornato direttore. Prima parlavo con il mister appunto delle difficoltà eventualmente di lavorare con il gruppo con l'incognita categoria. Per lei che deve lavorare sul mercato è ancora più difficile? Effettivamente sì, però aspettiamo domani quello che succede. Io voglio riallacciarmi al discorso prima che ha fatto il mister. Io dopo oggi dell'anno scorso non voglio più parlare, né con voi, né con i giocatori, né con l'allenatore. Adesso qui, noi siamo qui chiusi qua dentro a lavorare, dobbiamo pensare solo a quest'anno.
dobbiamo ricreare l'entusiasmo, dobbiamo stare vicini ai giocatori, dobbiamo bastonare i giocatori se c'è bisogno, dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Qui le chiacchiere le porta via il vento, bisogna solo lavorare, dare serenità, dare tranquillità. Io voglio solo aiutare a far questo, non devo fare altro, ma sono certo che dopo le batoste si riesce sempre a risorgere. Noi dobbiamo essere bravi a lavorare, a impegnarci e a riportare l'entusiasmo. Questo è il nostro compito e lavoreremo per questo dalla mattina alla sera. C'è tanto lavoro da fare, no? Da un punto di vista anche contrattuale, perché c'è metà squadra, di fatto quasi tutti i titolari che sono rimasti cambieranno scadenza nel 2024. È un tema che avete già affrontato nel grosso, immaginandosi eventualmente la Serie B, ci sono già le idee chiare, preoccupa un po' la qualità del lavoro da fare? No, preoccupare no, perché tutte le squadre hanno i loro problemi, le loro cose. Abbiamo già parlato su cosa dobbiamo affrontare, però credo sia giusto, serio e opportuno aspettare quella che è la categoria. In una categoria un discorso, nell'altra categoria un altro, anche se questa società non ha intenzione di regalare i calciatori hanno un prezzo, hanno un valore e quindi bisogna rispettare quello che è il prezzo e il valore dei calciatori. Direttore, buongiorno, bentornato. Le grazie. Chiedo, siccome entrambi, sia lei sia Daniele, avete parlato di riportare entusiasmo, può essere questa una difficoltà nel muoversi sul mercato, cioè convincere un giocatore che c'è una piazza nel quale però c'è anche un entusiasmo da ricreare al di là di tutto, o comunque il fatto che può prevalere il nome di Brescia al di là del clima che si può respirare? Allora, io credo che un calciatore debba avere sempre entusiasmo dentro. Brescia è una società sana, una società solida. Quindi non credo sia l'ultima società arrivata e bisogna star lì a convincere tanti giocatori. Se un giocatore viene, deve venire volentieri. Chi viene volentieri viene a Brescia, chi non viene volentieri sta a casa sua. Quindi l'entusiasmo può ricrearlo solo così, con calciatori che vengono volentieri. Una curiosità sul vostro rapporto, no? Nel senso che il direttore di solito, quando un direttore sportivo arriva in una società, tra virgolette, sempre o sceglie un allenatore, quant'altro. Qui ho trovato già una situazione con un allenatore che era sotto contratto e che si era capito che godeva ancora della massima fiducia del presidente, con il quale Daniele, che qui ha un rapporto molto forte, no? con il presidente. Come state impostando questo rapporto di livello di collaborazione? Allora, quando io sono arrivato, il primo allenatore che ho incontrato è stato Daniele Gastaldello. Ancora non ero ufficialmente il direttore sportivo del Brescia, perché Gastaldello l'ho avuto come giocatore, ma non lo conoscevo come allenatore. Abbiamo parlato e ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, quindi è qui davanti, quindi lui sa tutto di ciò che penso, di ciò che non penso, e io so ciò che pensa Gastaldello. E tu cosa pensi? Aspetta, il mio lavoro mi impone di guardarmi in giro non solo per i calciatori ma per gli allenatori, per tutto, perché questo è il mio mestiere. Gastaldello lo sa, ma i calciatori lo sanno, questo è il mio lavoro. Non è che poi insieme alla società è stato deciso Gastaldello, perché era giusto dargli la chance per quello che aveva fatto. È giovane, è voglioso ed è entusiasta. Il mio rapporto con Gastaldello era, prima di arrivare qua, eccezionale. Una volta ci siamo trovati pure al De Mol a Incisa Valdarno e siamo stati un po' insieme, e adesso il rapporto è lo stesso, è buono, di stima, reciproca. È un allenatore giovane, io un po' più di esperienza di lui ce l'ho e sono qui solo per aiutarlo. Cercherò di farlo in maniera seria, corretta e leale.
Posso? Non so. Se posso ancora? Torno un attimo alla Cadenese, se è possibile. Visto che parti dall'inizio di questa stagione, ti chiedo quale sarà il tuo credo tattico, potendo partire quindi scegliendo eventualmente anche i giocatori dall'inizio, e se all'interno di questa preparazione prevista qui hai in mente anche di provare qualche amichevole, studiare qualche amichevole, o se il tuo lavoro in questo momento sarà improntato solamente per la costruzione. Gli amichevoli, cosa intendi? Se abbiamo programmato delle amichevoli? Sì, se avete già in mente qualcosa. Sì, sì, certo, abbiamo già tutto il programma delle amichevoli. Adesso questa settimana faremo l'amichevole domenica prossima, e poi ogni tre giorni giochiamo. Cerchiamo di comunque le abbiamo già programmate, poi la società dirà. E per quanto riguarda la squadra, lo sappiamo che il mercato, essendo aperto fino a fine agosto, ci possono essere tanti cambiamenti, per cui la mia idea è quella di adattare il modulo, le caratteristiche dei giocatori in base ai giocatori che si hanno, per cui vedremo. Quando sono arrivato qui abbiamo iniziato a giocare in una maniera, poi dopo ho visto le caratteristiche di altri giocatori e abbiamo cambiato modulo, per cui non ho un modulo ben preciso. Vedrò in base alle caratteristiche dei giocatori che avrò a disposizione. Un'ultima cosa, non so chi mi vuole rispondere, magari anche tutte e due: quanto alla fine del mercato, secondo voi, il Brescia somiglierà a quello che inizia oggi la preparazione, o sarà diverso? Rispondo al direttore su questo: il mercato. Non rispondo perché sarà il mercato, nelle idee. Nelle idee, io ti dico che calciatori che fanno parte ora della rosa, che sono qui in ritiro, sono calciatori di un certo livello. Posso parlare perché non ho scorie dietro e valutare in maniera abbastanza, voglio dire, equilibrata. Adesso c'è dei giocatori importanti, dei giocatori forti, e quindi io sono già contento dei giocatori che ci sono, attenzione, perché questi giocatori sono bravi. È chiaro che le cose bisogna aspettare ciò che dice il mercato, ciò che dicono le situazioni, ma la squadra è già una squadra forte, a mio modo di vedere. Dice, ma è retrocesso. Ma questo non significa, qualche volta si può retrocedere anche con giocatori bravi, perché se in caso sono altre cose che non sono andate bene, infortuni, situazioni, cose. È chiaro che qualche giocatore arriverà, su questo non c'è dubbio, però partiamo da una base, a mio modo di vedere, importante. Posto? Okay. Grazie. Grazie.